Salve a tutti amici, sono sempre io, Emiliano Babilonia. Ormai da numerosi anni, da circa 5200 giorni, che sono sottoposto ad esperimenti per il controllo della mente a distanza attraverso armi ad energie dirette e sistemi ad elettroencefalografo satellitare che manipolano le mie frequenze sia cerebrali che fisiologiche. Come potete vedere, ho intitolato questa mia diretta radio Porno Ipnosi Animoide. Per quale motivo? Molte persone ci contattano e ci dicono che vengono manipolate le loro frequenze, delle interazioni e dei sensi dell'eccitazione oppure delle patologie derivanti alle sensibilità o alle interazioni sessuali, che vengono manipolate attraverso delle porno ipnosi animoidi che vengono riamplificate sul corpo, facendo credere a queste persone delle anomale deduzioni e delle anomale sensazioni. Addirittura ci sono persone sposate che purtroppo, quando vanno con il loro partner o con il loro compagno, stanno nella loro intimità, vengono praticamente attaccati con armi ad energie dirette, con frequenze della depressione, con gravi patologie fisiche e psicologiche. Pensate che ad alcune ragazze, mentre stanno col proprio partner, gli parlano in testa con le comunicazioni telepatiche indotte all'interno del cervello e gli dicono: mettiti in questa posizione, mettiti in quest'altra, e tu sei proprio una prostituta, e tu sei di qua e tu sei di là, proprio per far crollare il desiderio sessuale. Me lo facevano anche a me, mi ero fidanzato con una ragazza di 23 anni e la prima giornata che siamo stati da soli in intimità, mi mettevano in testa delle frequenze che io ero impotente, che io ero gay, che io praticamente ero uno sfruttatore di queste bambine, ma che in realtà non erano bambine, ma erano una ragazza di 23 anni, e che dicevano che io ce n'avevo 35 e che ero troppo grande per stare con una bambina del genere e che io praticamente la dovevo lasciare stare, non la dovevo far soffrire. Ma io praticamente non facevo niente che poteva fare del male a quella ragazza. Anzi, mi sono comportato nel migliore dei modi, ma questi invece mi attaccavano ogni volta che stavo con lei. In fatalità, la ragazza, dopo una manipolazione mentale fortissima, ci siamo purtroppo dovuti allontanare, perché io venivo attaccato con le armi ad energie dirette satellitari attraverso la porno ipnosi animoide che manipolava le mie frequenze deduttive, facendomi pensare in tutt'altro modo. Pensate che ci sono delle ragazze che stanno con il proprio ragazzo, che stanno bene, in compagnia, d'accordo, rilassate, nelle loro case, e invece gli mettono frequenze di manipolazione dirette nel cervello e gli fanno credere che il loro ragazzo non è più un'attrazione sessuale per loro, e gli fanno credere che loro invece provano piacere ed eccitazione stando con delle donne. Addirittura gli fanno pensare di stare oppure di fare sesso con la madre, con la sorella o con l'amica del cuore, attraverso la manipolazione indotta attraverso i sistemi della ipnosi porno animoide che viene messa all'interno del cervello. La stessa cosa lo facevano a me durante la notte, mi facevano vedere immagini anomale di persone nude, e poi il giorno mi facevano ricordare del sogno e mi rimettevano delle frequenze anomale sul corpo che mi creavano dei danni e delle perplessità davanti alle altre persone, che praticamente io mi sentivo impacciato mentre sentivo queste frequenze fortissime sul corpo che mi creavano fortissime anomalie, sia fisiche che psicologiche. Pensate che un giorno stavo sulla spiaggia e c'era la ragazza di un conoscente. Allora hanno fatto in modo e maniera di far sì che l'amico mio litigasse con questa ragazza. L'amico mio se ne va, io rimango con la ragazza e con altri amici.
A un certo punto lei mi dice: mi vado a fare un bagno, dice seguimi, io la seguo, e incominciano a mettere su di me delle frequenze del surriscaldamento delle parti intime con frequenze della fortissima eccitazione attraverso i sensi moltiplicati della frequenza porno ipnotica animoide, il quale questa frequenza ha creato praticamente una sorta di imbarazzo verso di me, verso questa ragazza, perché io cercavo di fare in modo di non uscire dall'acqua perché stava accadendo questa manipolazione indotta attraverso le frequenze del sistema di controllo a distanza porno ipnosi animoide. Queste cose che succedono a me succedono anche a altre moltissime persone, ad altre ragazze, ad altri ragazzi, addirittura a delle ragazze le incitano mentre vanno nei locali, cercano di manipolarle e di farle eccitare stando a fianco ad altre ragazze, a dei ragazzi li fanno in modo da manipolarli per far sì che si eccitino ad andare con gli altri ragazzi uomini, o addirittura cercano di creare delle manipolazioni distorte, delle manipolazioni dirette cerebrali. Pensate, mi chiama una persona e mi dice: io sto male, mi voglio suicidare. Io ho detto per quale motivo, scusa, ti vuoi suicidare? Dice ultimamente stanno mettendo delle frequenze fortissime sul corpo, di eccitazioni fortissime, dice, ad avere rapporti sessuali con suore e con preti. Io ho detto lo fanno apposta, stai tranquillo, perché dice sì, ma la cosa strana è che quando entro dentro le chiese le frequenze diventano talmente forti sul mio corpo che io sono costretto ad uscire di corsa dalla chiesa, perché come vedo una suora o vedo un prete ho degli impulsi fortissimi, irresistibili di eccitazione. E io ho detto: guarda, lo fanno apposta perché sono manipolazioni indotte attraverso le armi ad energie dirette che surriscaldano le parti del corpo amplificando le frequenze dell'eccitazione indotta. Siccome a noi ci creano dei traumi psicologici relativi all'eccitazione e ad avere rapporti con altre persone, che cosa fanno? Immettono nel nostro corpo, nel nostro cervello, un trauma psicologico che non ci permette di avere un rapporto normale e duraturo con un'altra persona. Al momento che avviene lo scambio della frequenza indotta diretta della manipolazione cerebrale, loro creano il blocco per parecchi giorni e poi sbloccano la frequenza amplificata, creando una sorta di ipnosi e una sorta di porno frequenza animoide che amplifica tutte le nostre frequenze del desiderio, del piacere, del benessere e dell'eccitazione in luoghi e momenti che noi praticamente non dobbiamo essere eccitati o non dobbiamo avere questo piacere. Abbiamo ragazze che praticamente hanno dovuto lasciare i propri ragazzi perché venivano in continuazione minacciate, aggredite mentre stavano a letto con i propri ragazzi attraverso la telepatia artificiale, attraverso le frequenze indotte sul corpo. A me, dopo 2 anni e 1 mese, fatalità, io cerco di non creare nessun tipo di problema e di disturbo alla propria ragazza, e invece incominciano a creare dei disturbi, delle manipolazioni alla ragazza stessa, che viene praticamente manipolata, indotta attraverso delle frequenze della depressione, della rabbia, e gli creano delle gravissime patologie fisiche e psicologiche che ovviamente non mi danno la possibilità di avere una famiglia come tante altre vittime del controllo mentale. Amici, qualunque vostro problema, qualunque vostra situazione anomala, qualunque vostra anomalia che vi possa accadere attraverso queste manipolazioni delle armi ad energie dirette, queste manipolazioni delle frequenze indotte sul corpo, queste manipolazioni che vengono amplificate direttamente nei vostri centri nervosi e nelle vostre parti intime, contattatemi e possiamo insieme studiare e capire quale tipo di attacco, quale tipo di frequenza, quale tipo di tecnica di manipolazione stanno usando per creare la vostra destabilizzazione armonica sessuale e le vostre
manipolazioni relative alle frequenze della porno ipnosi animoide immessa sul vostro corpo. Lo fanno per creare un trauma psicologico, lo fanno per creare una destabilizzazione fisica e far pensare che voi non siete all'altezza di stare con una persona o di avere rapporti sessuali con una persona correttamente, dando proprio amore e piacere. Arrivederci a tutti.